Settima corsa, una condizionata per cavalli di 3 anni non vincitori di 5.000 euro in carriera. 1 Arizona Lux, Andrea Bigliardi, 2 Aria Pink, Andrea Farolfi, 3 Aton delle Badie, Eric Bondo, 4 Asia Job, Marco Stefani, 5 Argento, Michele Castiglia, 6 Azzurra Tab, Gianni Targhetta. In seconda fila, 7 Apocalipto, René Legati, 8 Admiral TR, Roberto Vecchione, 9 Amleto Capar, Antonio Greppi, 10 Alcatraz Club, Lamberto Guzzinati, 11 Aspirinetta Oil, Emanuele Ossani, U12 Ares K, Paolo Leoni. Vediamo di galoppo, ci sembra Amleto Capar. Stacco della macchina, veloce, Asia Job prende il comando davanti alla debuttante Azzurra Tab che cerca posto alla corda davanti ad Aria Pink, poi al largo Argento. Alla fine si stima seconda Azzurra Tab, avanza all'esterno Argento. Arriva deciso sul battistrada che percorre in 15-1 il primo paletto. Vediamo Argento l'attacco di Asia Numero Job. 9, Amleto Capar, Lottano i due, squalificato. mette mezzo cavallo davanti Argento, ma Asia Job risponde, viene fuori un primo quarto in 29-6 con la figlia di Conway Hall che non vuole mollare la testa. Insiste all'esterno Michele Castiglia con Argento, viene fuori 600 metri veramente notevoli. Ma Numero Asia Job è ancora 8, al Admiral comando, TR, 44-9, i primi squalificato. 600. Al passaggio davanti alle tribune, alla fine Argento di forza riesce a passare, ma con notevole spesa. E arriva al giro in 59 e mezzo. Intanto vediamo Apocalipto ancora nelle posizioni di retrovia che prova ad avanzare. Azzurra Tab è in seconda posizione, in terza posizione, ma a distanza, affiancata da Aton delle Badie che avanza al largo. Ma Argento percorre ancora in 15-6 la curva e viene fuori un primo chilometro in 1,15 appena abbondante. Argento è ancora tonico al comando. Asia Job è lì seconda davanti a Azzurra Tab. Poi provano a venire sugli altri con Apocalipto che prova la terza ruota. Retta di là passati in 15-6, ora davanti sono un po' stanchi visto il duello e Apocalipto ne approfitta per arrivare a grandi falcate e trova stanchi i primi due. Sembra sul punto di poter passare facilmente a 200 metri dalla conclusione. Apocalipto è in vantaggio con René Legati, ultimi 150 metri con il figlio di Ganymede che si distende e viene a vincere nettamente in scioltezza. Apocalipto davanti a comunque valido Argento e altrettanto valida Asia Job, ancora terza. 1,16 la media al chilometro per il portacolori della scuderia Indal. Il training è quello di Alessandro Gocciadoro. Le mani di René Legati per il figlio di Ganimede e Naomi. La quota da favorito di 1,91 che viene a vincere anche svolgimento propizio dopo la gran lotta tra Asia Job e Argento. Vince comunque molto bene. Sembra anche migliorato di meccanica rispetto alle ultime corse. Di questa primavera ricordiamo che rientrava dopo diversi mesi. Apocalipto chiude la giornata di oggi all'Arcoveggio di Bologna. L'appuntamento è per domenica prossima.